Buon venerdì sera a tutti gli amici che lavorano come me mentre stanno evacuando. Ma non ci faccia vedere. Si vergogna, Salvini evacua. Lo facciamo tutti noi. No. Italiani, ho capito, perché io lavoro anche quando sono in bagno. Va bene, ma non perché ci interessa. Salvini, perché lavoro, sì, ho capito, con buona pace dei giornali di sinistra. Il buon Dio mi ha dato un colon che non è irritabile, bene, quindi però posso stare in bagno. Va bene. A orare. Possiamo anche non Marco vederla. Mi dice grazie perché non vedo l'ora di vederti, così vado in bagno subito. Ah, bene, vede, Ludovica, vede. Sei meglio della magnesia. Ecco. Renato, da quando ti guardo sui social, anche senza verdure cago, vabbè, dovete ringraziarmi, è il mio no. lavoro, non mi pagano lavoro. Per farvi cagare. No. E se posso aiutare qualcuno a sentirsi più leggero... È un onore, posso dire. Franci, un attimo, sto lavorando. Era Franci, era Franci, anche lei scappa di lavorare. Va bene, va abbiamo bene. Un bagno solo, vende. Mamma si mia. Lavora a turno, Franci. Va bene, va bene. E quando mangi bene, sì. polente italiane, sì. taragne mamma fatte mia. Con farine italiane, sì. senza insetti, non come si può qualcuno... Vedere, vorrebbe farci mangiare. Lo so, ma lavori conto. Tutto il giorno sulla... pazza, sì. perché evacui bene, intestini bene. Vuoti va bene, e quindi produci sì. decreti di legge piante dosi. Come è qui che si producono per dire ecco. basta ai rave party abusivi fuori. Nei capannoni abusivi dove sì. girano armi abusive armi, no. droghe abusive le armi lasciamole ai tabaccai lasciamole le armi agli ultra negli stadi no, le droghe tutti. Ma vogliamo lasciarle alle discoteche italiane ma no, regolari, ma dove le no. pasticche te le mettono nei bicchieri regolari, che, non va bene. Che se vai in coma etilico puoi vomitare dentro bagni sì. regolari, iscritti al catasto, certo. il tutto senza farine di insetti che mamma qualcuno mia. Vorrebbe farci mangiare nei catasti. Mamma mia, e quindi pasticcio. Posso farvi vedere... Quasi, il libro cosa? Dei ponti italiani oh, mamma che io leggo quando sono sull'asse. Perfetto, va bene. Perché ditemi voi, se costruire un ponte, e cito testualmente Sgarbi sì, che, è che dice il ponte sullo stretto, costruire su un'area di terremoto terribile, sì, esatto. quale fu quello del 1909 il a Messina, e che è difficile immaginare possa non tornare. Esatto. Non è una cagata pazzesca. Appunto, non bisogna farlo. Il plop. E cosa? Plop. Sto cosa? Andando. Anche Renato, no, plop. No, no, Ludovico, plop. No, no, no. Luciana, mi sono liberata. No, plop, plop, plop. Fabio, l'ho fatta tutta. Mamma mia, basta. Posso dire che questa idea del ponte sullo stretto sta facendo cagare tutta l'Italia? Mi sa di sì, Salvini, basta la parola. Mamma mia. Quindi... Buonasera, Ministro Salvini. Buonasera, dottor Buonasera. Vespa. Non sono Vespa, non importa. Ci spiega l'autonomia, perché non... Lo sa. Sì. Lo sa che questo è il paese... Lo sa quanti... Lo sa lei. Cosa? Dica cosa, però. Perché... Che beni culturali ha questo paese. Certo, c'è immenso. Lo sa la quantità sì. di quadri sì, che no. sono nei sottoscala nei musei. Sì, alcuni voglio sì. andare a vedere il museo, nel... ma non si può perché i quadri vabbè, sotto sono... la scala sì. con le sovrintendenze che sì. guardano i mattoni quali? E poi la casa crolla. No, sì, e no, quindi non potresti capito. Risparmiare un euro? Bene, quindi te lo tieni. Cosa? Questo è il concetto di autonomia delle regioni, senza niente. Che la sovrintendenza guardi il mattone. No, ma e tu regione Puglia, sì, tu Abruzzo, tu Calabria, sì. Tu Basilicata, vabbè, tu Sicilia, tu Sardegna, sì, tu regione, che gestisci un patrimonio culturale, ecco, e su 10 risparmi uno, di cosa? Quell'uno cosa? Te lo tieni, puoi metterlo in cantina con i quadri, no, non... torni su, sì? li riappendo al mattone della sovrintendenza che aveva non... fatto crollare la casa, sì, perché... ma la sovrintendenza non può perché se no dice io ma cosa servo cosa perché dice... non si poteva toccare il mattone tra faremo il ponte sullo stretto ma cosa c'entra che il ponte costa meno che andare avanti e indietro col traghetto pieno no. di mattoni e di quadri che da riappendere nel sottoscala della Puglia ma la sovrintendenza tutta un euro 100.000
100.000 posti di lavoro stabili. Ma quelli sono per il ponte sono sullo 100.000 persone stabili. Ma come fanno a essere stabili? Che una volta l'altro? Costruito il ponte guarderanno il mare. Ma in quel senso ho qui stabili. Il librone dei 180 ponti sugli stretti. Ma è uno il ponte. Che sbloccandoli daranno lavoro stabile a naso a circa 18 milioni di umarelli italiani che dal ponte guarderanno i quadri nel sottoscala della Puglia, che ho risparmiato bene, li metto via. Sono bravo, voglio andare al nord a farmi curare, ma se sei bravo ti gestisci il sud e guardi i tuoi quadri e ti fai curare con gli umarelli. Ma sa quanto sono 100.000 posti di lavoro stabili sui ponti, sugli stretti? Lo sa quanti sono i ponti sugli stretti? Non sto capendo nulla. E perché secondo lei io capisco qualcosa di ponti sugli stretti? E cosa ne so, è da mezz'ora. Io so solo che devo dare i soldi alle famiglie del nord con l'autonomia. Ah, ecco, diciamo le cose e chiare. E i soldi al sud. Al sud. A una sola famiglia. No, vabbè. Con il ponte sullo stretto. Ah, certo. Secondo lei, io voglio fare le dirette da dentro un pilone di TikTok. No, no, ma quindi, non è questo. Intendenza. Ma Salvini che lavoro fa? Salvini cosa fa tutti i giorni dalle 8 alle 19? Quante domande si fanno gli italiani? Sì, mi potete far comparire la scritta per favore, la priorità è bloccare l'aumento delle bollette qui? Eccola lì. Davanti. Sì, che bello. L'avete vista? Sì. Sarà un lavoro dire mi fate comparire la scritta? No, non è un lavoro. No, secondo non è un... voi, ripetere da 10 anni che abolirò la Fornero, che metterò la flat tax, che garantirò la sicurezza nelle città grazie a un governo con la Lega per poi non aver mai mantenuto un briciolo di promesse. Tra l'altro. Secondo voi non è già un lavoro? No, e quindi, non è un lavoro. No. Dire quindi non è già un lavoro. No, non è un quindi, lavoro no, avete quindi. Presente cosa vuol dire stare davanti a un telefonino? Tutti i giorni con il sole, con la pioggia, con la nebbia, col tramonto, con l'alba, la fatica che faccio io a dire priorità nazionale con le mani intrecciate così. È complicato. Avete mai provato a dire con la priorità nazionale con le mani intrecciate così? Ma provate anche a dirlo così. Con le mani che va avanti e indietro, muovere le dita in maniera dissociata rispetto ai pensieri e muovere però fare questo unendo le dita così. È proprio acrobatica, diciamo. Sì. Che poi Salvini queste cose le fa infatti, dopo che ha fatto così con le dita, poi, dopo che le muove, le fa. No? No. No, e quindi no, il mio lavoro è dirle, incrociando le dita, pensate che sia facile leggere cosa scrivono i vari Marco, i Rosanna e i Lucrezio. Lo sapete che Giussano, per esempio, mi scrive Giussano bravo? Bravo, vede. Enrico invece mi scrive pagliaccio. Vabbè, ci sono. Rosanna mi scrive, se vai così sei un bravo pagliaccio. Quindi... Ci sono un po' tutte e due. Le Non sono in cerca di Viminali, ecco, di misteri di agricolture, di poltrone, di stipendi finali. No, per carità. Io oggi da qui, dall'ufficio del governo del centrodestra, dico datemi un posto dove posso appoggiare un mio telefonino e fare l'unico lavoro che sono in grado di fare. Certo, stare davanti. Una continua, lunga, estenuante, deprimente, strabordante, scadente, infinita campagna elettorale. Vuole con la continuare pioggia, così? Con la nebbia, con il ghiaccio, va bene, con l'Euro 2 che non può circolare, con Milano, in mano le bollette, con i monopattini, con le biciclette. Certo. Questo è lavorare, questo è lavorare. Ecco, va bene. Cosa c'è? Mi si sono intrecciati i diti. Oddio. Con la pioggia, con i fulmini, col terremoto, in bocca al lupo, con grazie. Le vibrazioni, con le bombe. Va bene. Credete che sia facile parlare con i diti? No. Quindi... Due milioni e mezzo di voti alla Salvini Lega, su TikTok. Tanta roba, bro, bro siete stati voi a darmeli, voi. I suoi elettori, adesso, Viminale, arrivo, grazie a voi. Sì. E quindi, bro, io starò vabbè. Sempre qui a parlare con voi, sì. Anche quando sarò al Viminale, non bro, è detto, non per è de- voi, a dire, bro, a fare i famosi elenchi. Sì, ecco, mi raccomando. Ve li ricordate, i miei inventari, certo. Cataloghi, appunto, liste, ecco che ordini, archivi e tutto, grazie. Sì. A
voi. Va bene. Quando sarò al Viminale, sì, grazie detto, a che... voi. Sì, non è così sicuro. 2,5 milioni di voti. È tanta roba. Beh, insomma, pochi. Quanti politici con 2,5 milioni di voti non sarebbero più qui? Però su lei... Instagram, su TikTok, su Facebook, tutti su social. Twitch, su Twitter, e vi avrebbero detto ciao ciao, bella ciao, bye bye, adieu, adios, auf Wiedersehen. Però lei ha perso invece, un sacco di voti. Grande, bello, stupendo, ti amo, mi piaci, grazie a voi. Nonostante i 2,5 milioni di voti, io dal Viminale continuerò a parlare con voi. Ma non è detto che ringrazierò voi. Vabbè, 2,5 milioni di voti. Bro, è tanta roba. Ma è molti 2,5 milioni di passi sono 2,000 chilometri. L'Italia andata e ritorno, 2,5 milioni di baci. Sono 6 mogli e 4 amanti per 80 anni. Vabbè, bacio alla moglie al mattino, bacio all'amante la sera, bacioni all'avvocato quando la moglie ti ha beccato con l'amante. 2,5 milioni sono i Kraffen con la crema che io mi sarei mangiato quando ho visto. Che la Lega ha preso l'8% e quindi grazie a voi, e qui io mi rimbocco le maniche e vado a lavorare al Viminale. Ma non so se riuscirà ad andare a... Cosa c'è? Cosa c'è? Quindi mi rimbocco le maniche e vado a lavorare al Viminale. Cosa c'è? Ma come non riesce quindi ad alzarsi? Non riesco ad alzarmi, non riesco a spostarmi perché io voglio andare al Quirinale. Sì, al Quirinale vuole andare. Aia. Ho sbattuto la testa contro il bordo dire nero. Biminale, certo. A destra, provo a uscire a sinistra. Non sono neanche riuscito a uscire da sinistra. Né destra e sinistra. È non bloccato. Riesco a uscire da TikTok perché io TikTok. Amo voi. Sì. Perché non posso rimboccarmi le maniche e andare a lavorare al Viminale? Provi ad uscire. Per Giorgia Meloni. Per Giorgia Meloni. Ma stiamo scherzando. Non posso più uscire da TikTok. Sembrerebbe di no. Provi un Giorgia Meloni scrive: ti abbiamo nominato ministro di TikTok. Divertiti. Devi arrivare a 2,5 milioni di testate. Deve stare lì. E quindi ciao Viminale, va bene. Ci vediamo alla prossima legislatura. Non riesco alla prossima. Alla prossima. Certo. Sono a 12. Bacioni. Non riesce a uscire. E quindi. Buonasera Salvini, buonasera. Senta Salvini, allora lei è contrario all'invio delle armi in Ucraina, perché invece quando pare si che... parla di armi non riesco ad essere felice. Però visto Papa, che preghiera amicizia, devozione, No, però lei ha votato quando anche si parla di armi non riesco ad essere felice. Sanzioni sì, agli oligarchi, ecco, le sanzioni, ai ministri, ai parlamentari, quando si parla di armi ha saltato, non riesco ad essere felice, quindi posso non essere felice quando si parla di armi. Ha saltato Putin sulle sanzioni prima, ci ha detto... Sanzioni ma non armi, e quindi aiuti umanitari, questo è chiaro, papi. Paci. Ma che pace? Fratellanze, ma suore. Ma no. Altre guance. Ma cosa vuol dire altre guance? Però ma quando si parla di armi, non riesco ad essere felice. Non abbiamo capito questa sua mestizia. Però quando da ministro era ministro, lei è andato alla fiera delle armi e lì sembrava bello felice, devo dire. Ma ero felice per la fiera. Ma no, non ma... per le armi. Ma no, se si parla di armi non riesco ad essere felice. Felice. Ma se c'è intorno una fiera, sono felice. Sì, no, perché lei parlava... L'importante è che ci sia una fiera. Sì, però lei parlava sempre della legittima difesa in qualche modo. Se tu sei un tabaccaio, appunto, ti entra in negozio uno col bastone, io credo che sia giusto difendersi, però, e quindi se si becca una sventagliata con una beretta calibro 9, è colpa del tabaccaio che ha una bella mira, o di quello che è entrato col bastone. Tu tabaccaio hai il diritto di difenderti, ma se sei un paese democratico e ti invade un signore che avrà anche le sue ragioni con i carri armati, ti rade al suolo intere città, io dico pace, tabaccaio, armi, paese democratico, pace. Però non è tanto coerente, quindi aiuti, vestiti, medicine, papi, paci.
in ginocchio ceci. E quindi anche ceci, mettiamoci anche ceci. Posso dire pane, pace, ceci. Ma può dire quello che vuole. Per profughi veri. Profughi veri. Che fuggono da guerre vere. Sono tutti veri. Non quelli finti sui barconi che siamo abituati a vedere. Io quando vedo quelli finti sui barconi che siamo abituati a vedere. Ma non sono finti. Sono finti. Non riesco ad applaudire. Quindi sanzioni agli oligarchi, ai ministri, ai parlamentari. Alle cugine degli oligarchi, alle cugine, sorelle degli oligarchi, ma prima delle sorelle, tutti. C'è Putin, Putin. No? Ci dovrebbe dire Putin. Posso parlare dei profughi veri, di guerre vere? Ne so parlare. Posso fare un appello perché non facciano una bella... Perché non facciamo una bella fiera di profughi veri? Ma cosa sta dicendo? Ma che profughi? Da guerre vere, dove io posso andare ad applaudire. Ma non deve andare ad applaudire. Sanzioni ai ministri, ai parlamentari, alle mogli dei parlamentari, alle nonne, alle sorelle, agli zii. Putin, deve... perché non dice Putin? Posso lanciare un appello agli ucraini? No, dovrebbe dire Putin. Volete le armi per difendervi? Fate i tabaccai. Ma ragionamento. Ah, lei dice sanzione certo ai ministri. Ah, beh, certo. Lei dice che recuperando il suo vecchio ragionamento. Sanzione ai ministri. L'abbiamo capito. Agli oligarchi. Deve dire Putin. Ai parlamentari. Sì, tutti ma non i parlamentari. Sanzioni a Putin. Posso dire che quando si parla di sanzioni a Putin non riesco ad essere felice. Ah, come con le armi, certo. Sono confuso. Sì. Sono confuso, va bene? In che senso? Va bene, sono confuso. No, se vuole dico che sono stupido. Ma no, ci mancherebbe. Posso dire no che sono confuso e stupido come Rossini? Ah, allora. Sono come l'italiano in Algeri. Cioè? Che è? No, la fa, mica fa... No, non la fa. Confuso, confuso e stupido, e quindi vagolo, non so comprendere chi può parlare. Ma cosa fa? Un parafulmine, tendo a diffondere parole inutili per vanità. Va bene, adesso la fa. Sono un politico, tendo a diffondere cazzate inutili per vanità. Perfetto, grazie. Adesso non la farà mica. Grazie. È stato bravo. Bravo. No, attenzione perché si è fermato. Cazzate inutili. No, ma non la finisca. La fa tutta. Vabbè. Tendo a diffondere. Mamma mia. Oh, vabbè. In ginocchio. Ah, no. E no, quindi. Le leggo. Con la pace. Ecco. E quindi. E quindi. Sui ceci. Aiuto. Buio. Buonasera, buonasera Salvini. Buonasera. Allora, pace. Sì. Bene. Sì. Pensiamo alla pace, pensiamo no, sì, a quello che ho visto, ho incontrato preti, sì, infermieri. Sì. Mamme, però, nonni delle mamme degli sì infermieri. Va bene, è stata un'esperienza però che... Quindi sì, la pace è la base di tutto. Sì, però e io mi auguro che anche altri politici incontrino sì mamme, sì, va bene, nonni, magari preti, sì, ma... predicano la pace. Quindi, sì, ma non è questo il punto. Perché, no? Che si sono divertiti a prendermi in giro. Beh, insomma, e quindi... diciamo che lei... comodamente seduti suo sul divano, sulle sì poltrone, sui tavolini, sugli sgabelli, sulle sì sedie col sì bracciolo rotto, va bene, e vadano va in bene Polonia però, a sì portare la pace, come sì ho fatto io. Va bene, lei è andato in Polonia a portare la pace. Però... io quindi sono andato sì col mio giubbotto, sì, col giubbotto a portare la pace. Posso far vedere anche gli sponsor che ora... Sì, come sono? AUPI. AUPI, con la P. Compar, carburatori certo, Anzini e sì freni a disco Trengo. Li ha, dovuti cambiare, li ha cambiati, diciamo. Ho dovuto. Ah, ha dovuto. Gli avvocati sì mi hanno chiamato e mi hanno detto sei spacciato. Ah, vede. Le vocali ho cambiato. Sì, ecco, perché diciamo... E quindi, però in Polonia è andata male, possiamo male dirlo, no? Perché... in Polonia ho incontrato preti. Sì, l'ha già detto. Volontari. Sì. Mamme. Mamme, sì. Bambini. Cosa fa? Sta piangendo? Sto provando. Ah, no, no, scusi, no. Cercavo... Se mi interrompe, e quindi... Non volevo rompere l'emozione, scusi. No, mi scusi, Ci scusi si può commuovere, certo, posso no, no, avere le... almeno ma il tempo di commuovermi. Ma le fa onore. Hai idea di cosa vuol sì dire un bambino con lo zainetto? Beh... cosa...
Non ho capito cosa sta. Ci stavo riuscendo. Ma ci stava riuscendo, no, non era proprio spontaneo. Perché sentivo quel magone, sì, che mi veniva da sotto. E quindi, se lei mi interrompe, no, se no, continua, no, a interrompermi. No, non è che era solo. Basta, non ce la posso più fare. Sapete cosa vuol dire? Cosa? Mamma mia, salire però su un aereo, sì, ma sta sorvolando. Volare su un aereo, ecco, atterrare con l'aereo, sì, salire, sì, su un treno, sì, scendere dal treno. Vabbè, ha preso un po' salire di mezzi. Sul pullman, no, scendere dal pullman, sì, arrivare li in Polonia, sì, al confine con l'Ucraina, sì, e prendere una vagonata di merda da un sindaco che mi ha sputanato in tutto l'universo. Oh, finalmente possiamo dirlo. Infatti non è andata bene, no? Non è andata bene. Perché lei va bene tutto, ma ho non incontrato è andata mamme, sì, l'ha già preti, detto, nonni. Basta così. Sì. Non ci riesce. Ci ho provato. Sono andato in Polonia, sì. La maglietta mi ha sventolato. Sì. E la faccia ci ho lasciato. Vuole, sì, che glielo dica? Cosa? Sono piccolo. Eh? Piccolo. Ma cosa dice? Piccolo. Eh? Così. No, ma cosa fa Buscaglione? Pensavo più a Buscoglione. No, no. Che cretino. Eh? Sono stato. Tutto il mondo mi ha schifato. Sì. Sono ridicolo. No. Sono piccolo. Lei dice. Piccolo. Vabbè. Così. Io. Con quegli sponsor sul giubbotto. Sai. Cosa? Sembravo il sosia di Binotto. Un po' sì, un po' sì. Poi le aziende m'hanno scamato, sì, l'Audi che mi ha ripudiato, lo so. E Giorgetti mi ha chiamato, sei un cialtrone, ci ho provato, la Polonia mi ha schifato, mi hanno urlato, disgraziato, anche a casa denigrato, tutti mi hanno insultato. Mamma mia. E quindi a sé. Cosa? E insulta. Buffone! Insulta! Pagliaccio! E insulta! Pagliaccio! Realizzare che son piccolo, tanto piccolo, ma proprio piccolo, così è quello. Buonasera Salvini. Buonasera. Si pente Salvini di quello che aveva detto su Putin? Siamo nel 2022, sì, dobbiamo pensare alla guerra, preoccuparci della guerra, sì, 2022 preoccupiamoci detto della guerra. No, la guerra detto, nel 2022, no? Dobbiamo occuparci della guerra, ho capito, della diplomazia, sì, senza pregare, vabbè, per la pace. Sì, per la pace. 2022, però, certo, preoccupiamoci, sì, della guerra, sì, e quindi no, dobbiamo preoccuparci questo dei profughi veri, sì, certo, che arrivano, beh, da guerre vere, ma non dei profughi tutti finti, sì, che arrivano da guerre finte, no, con i barconi finti, sì, per fare tenerezza, sì, a noi che ma siamo col però cuore, sì, in mano, e che preghiamo. Perché lei prega, siamo, sì, lei prega, però il giorno dopo se mi arriva col barcone finto, io sono per il profugo vero, che arriva da guerre vere. 2022, preoccupiamoci della guerra. Però preoccupiamoci della guerra, ma il giorno dopo l'attacco lei era al Crazy Pizza, era fuori dal Crazy Pizza. Dove sono io ora questa sera? Dove siamo? Siamo fuori al Crazy Pizza. Che giorno è oggi? È venerdì sera. Il venerdì sera è relax. Posso far roteare le pizze? No, certo. Io roteo però le pizze il venerdì sera. Mi fa roteare le pizze? Sì, sì, non è siamo che nel 2022, dobbiamo occuparci delle guerre vere. Appunto, e roteare non la pizza è un simbolo di pace. Ma chi l'ha detto? Sto pensando di proporre a Sant'Egidio, sì, di andare in Ucraina a roteare la pizza. Posso andare in Ucraina? Siamo nel 2022, sì, l'abbiamo assodato. Dobbiamo occuparci della guerra. E roteare la pizza è un simbolo di pace. Ma no, no, quindi, no, intanto, però lei non si pente delle parole che aveva detto su Putin? Non si pente di quelle parole dette? Intanto i pentimenti si fanno al Crazy Pizza. Ma chi l'ha detto? Posso pentirmi mentre roteo la lei pizza? Lei può fare quello che vuole, però. Quindi siamo nel 2022, c'è la guerra, dobbiamo occuparci dei profughi veri, detto, non sì di quelli finti esistono, che arrivano no, da guerre finte con barconi finte. Io sto parlando dei profughi veri. Ma sono tutti veri? Sono tutti ma veri. Cosa fa? Dop. Ma che dop? Profughi non dop esistono. Ma cosa? Bianchi, ah, belli, alti, con sì gli occhi azzurri, che saranno i futuri italiani del sì nord. Tutti gli insegneremo profughi, il milanese, il bergamasco, sì, il bresciano, anche il varesino, no, il varesotto, il anche cremone. Pensi che bello quando andremo dal pasticcere. E quindi dirà
Ti vuoi il panettone? Ah, lei pensa. E dico, questo, grazie, sì, forza Mila. Forza Mila, te hai visto un Shevchenko, sì, poi, ucraino? Sì. E quindi, però possono anche non tutti come i profughi. Finti profughi. Ma non esistono. Quelli che arrivano con i barconi finti da guerre finte. Ma sono dei poveracci anche loro, scappano. Guardi, anche loro. Sono nero, no. Io voglio profughi veri, bianchi, alti. Ma sono tutti profughi di guerra. Perché loro vogliono, quelli neri, vogliono imporci il cumino nel panettone. Ma chi l'ha detto? I datteri nella cassola, l'ananas nel risotto. Nessuno gliela compra. Quindi 2022 c'è la guerra, occupiamoci della guerra, sì, preghiamo diplomazia, pace, certo. Roteando qualche pizza con la comunità di Sant'Egidio, sì, che siamo così. Lo sa anche io la comunità di Sant'Egidio. La comunità di Sant'Egidio dice che lei non l'ha mai informata, non vi siete mai sentiti. Siamo nel 2022. Questo l'ha già detto. È venerdì sera. Relax. Posso dire che dopo i limoncelli, i spritz, i whisky, i caipirini, i gin tonic, Berlusconi che straparlava, roteavano le pizze, le caipirosche, igne, e io mi sono dimenticato di contattare la comunità di Sant'Egidio. Siamo nel 2022, c'è la guerra, pensiamo ai profughi veri, e quindi tutti quelli finti che partono con i barconi, io non voglio vederli, vedere solo profughi veri. Bio. Ma bio. Non esiste. Quindi mi lasci. Senta, però io la lascio, però rimane il fatto che lei ha detto che Putin è il miglior leader politico sulla faccia della terra. Era forse il 2022? Ah no. Era venerdì sera? No. Stavo roteando le pizze al Crazy Pizza? No. E allora evidentemente stavo roteando le mie solite enormi puttanate. Ah, ecco. Posso roteare delle enormi puttanate? No. Siamo nel 2022. Preoccupiamoci della guerra, mi faccia andare a pregare. Posso pregare? No, perché ci si dimentichi delle mie enormi puttanate sparate prima del 2022, vabbè, quindi vabbè. Adesso mi fa roteare la pizza. Lasci perdere. Ha visto come sono bravo a roteare la pizza? Non è bravo. Ma come cazzo si fa a roteare sta pizza? Salve a tutti, sono Matteo Salvini, fondatore di Politica Acrobatica, e mi rivolgo a voi, Arianna, Federico, Turmeno, Gilberto, Rubicondo. Avete un partito da sputtanare? Rivolgetevi a me di Politica Acrobatica. Politica Acrobatica, e quindi puttanate sparate nel vuoto senza il sostegno dei tuoi alleati. E si cade? Cazzo se si cade! E non solo ti sputtani tu, ma tutta la coalizione, quindi ci si scioglie come neve al sole. Politica Acrobatica, straparlare per esistere, mi suicido politicamente, e quindi...